Elezioni regionali 2020. Ci sono state in questi 2 giorni, ieri e oggi. Oggi è il 21 settembre 2020. Si scelgono i governatori di 6 importanti regioni che sono il Veneto, la Liguria, le Marche, la Toscana e la Campania. Luca Zaia si conferma il presidente della regione Veneto, come se non erro anche lo stesso Vincenzo De Luca si conferma il presidente della regione Campania. Anche lo stesso Giovanni Toti si conferma governatore della regione Liguria. Ok? In buona sostanza, questa è la situazione. Ok? E andando a guardare quello che succede, possiamo vedere che la Puglia vede come vincitore Michele Emiliano, come presidente della Puglia. Va bene, la Toscana invece abbiamo come vincitore Eugenio Ciani, presidente di centrosinistra. Ok? E ripeto che Toti si conferma presidente della Regione Liguria. Per quanto riguarda le Marche, invece abbiamo come vincitore un presidente di regione di centrodestra, ossia Francesco Acquaroli, se non vado errato. Ok? Ecco, vi ho fornito i dati, ok? Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, spero di averci indovinato, mi sono aiutato ovviamente con quello che è presente su dei siti internet. Grazie a tutti, da Leandro, narratore italiano, al prossimo video.